Buongiorno, oggi andremo a fare questa sciarpa all'uncinetto. Allora, questa sciarpa è fatta da dei quadratini più come rifinitura delle foglie formate da tre petali. Io l'ho chiamata quindi sciarpa trifoglio. Io ho fatto una sciarpa con un filato multicolore, si può fare naturalmente anche con un filato a tinta unita, infatti quella che farò dopo sarà a tinta unita, ma volevo dirvi che volendo si può allungare la parte lavorata a quadratini per poter ottenere una stola. Ecco qui, andiamo al progetto. Quindi un filato, io questa volta ho deciso di farlo a tinta unita. E cominciamo con una catenella di 38 maglie, quindi facciamo una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38. Ora, questa è la 38ª maglia. Quindi lavoreremo 3 maglie alte per fare la prima maglia alta, poi 2 catenelle di separazione, lasceremo 2 maglie, una e due sotto, e faremo una maglia alta. Ecco qui il primo quadratino. Ancora 2 catenelle di separazione, saltiamo 2 maglie di base. Un'altra maglia alta, secondo quadratino, 2 maglie, saltiamo 2 maglie di base, altra maglia alta. Facciamo così fino ad avere 11 quadratini. 2, saltiamo 2 e una maglia alta. 1 e 2, saltiamo 2. Una e due, due maglie, saltiamo due e la maglia alta, due maglie, saltiamo due maglie di base, altra maglia alta. Abbiamo fatto una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto maglie alte, che sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadratini, quindi ancora 2 maglie, 2 ne saltiamo, 8 quadratini, 2 maglie, saltiamo 2, 9 quadratini, 2 maglie, saltiamo, 2 quadratini. Siamo a questo punto con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, manca l'ultimo quadratino. 2 catenelle, saltiamo 2 di base, ultimo. Abbiamo fatto 11 quadratini. Ci sono rimasti a questo punto, se guardiamo bene, 1, 2, 3, 4, 5 maglie. Facciamo 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 catenelle. Andiamo sull'ultima catenella e lavoriamo. Una maglia alta, 3 catenelle, una maglia alta nella stessa catenella sottostante, altre 3 catenelle, un'altra maglia alta,
3 catenelle e un'altra maglia alta. Come vedete, abbiamo ottenuto 3 archetti, 1, 2 e 3 archetti. Una catenella per girare e cominciamo a lavorare negli archetti. Negli archetti lavoreremo una maglia bassa, una mezza maglia alta, una maglia alta, una maglia doppia. Poi di nuovo una maglia alta, una mezza maglia alta e una maglia bassa. In tutto avremo fatto 7 maglie. Quindi ripetiamo, una maglia bassa, una mezza maglia alta, una maglia alta, una maglia doppia, una maglia alta, una mezza maglia alta, una maglia bassa. Ripeteremo questo anche negli altri archetti, quindi una maglia bassa, una mezza maglia alta, una maglia alta, una maglia doppia, una maglia alta, una mezza maglia alta e una maglia bassa, seconda fogliolina, secondo petalo. Di nuovo una maglia bassa, una mezza maglia alta, una maglia alta, una maglia doppia, una maglia alta, una mezza maglia alta ed una maglia bassa. Facciamo ora 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 e andiamo a lavorare una maglia alta nella terza catenella, nella quinta catenella successiva. Quindi saltiamo 1, 2, 3, 4, 5. Nella quinta lavoreremo una maglia alta. In questo modo abbiamo fatto la prima fogliolina. Ora torneremo indietro fino alla fine lavorando i quadratini, quindi 2 catenelle e una maglia alta sulla maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta sulla maglia alta. Due catenelle e una maglia alta sulla maglia alta. Due catenelle, una maglia alta sulla maglia alta. Due catenelle, una maglia alta sulla maglia alta. Due così, ancora 2 catenelle, ancora la maglia alta, 2 catenelle, ancora la maglia alta, 2 catenelle di separazione, maglia alta sulla maglia alta, 2 catenelle di separazione, maglia alta sulla maglia alta, 2 catenelle di separazione, maglia alta sulla maglia alta. 2 catenelle, maglia alta sulla maglia alta, 2 catenelle, maglia alta sulla terza, ne lasciamo 2 catenelle, sulla terza faremo la maglia alta, in questo modo. E abbiamo finito il secondo giro. Adesso se notiamo, possiamo notare che se contiamo abbiamo fatto un quadratino in più. Erano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Adesso ne abbiamo 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Al prossimo giro diventeranno 13. Aumenteremo per tutta la sezione una catenella, un quadratino ogni giro. Giriamo con
5 catenelle. Le prime 3 sono per la maglia alta e gli altri 2 come separazione. Andiamo a fare la maglia alta sulla maglia alta in questo modo. 1, 2, così, 1, 2, così, 1, 2. Uno, due, maglia alta sulla maglia alta, 1, 2, 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 maglia alta sull'ultima maglia alta. Adesso 2 catenelle e l'altra maglia alta la faremo sulla catenella da 5, lasciando le prime 2 maglie della catenella e nella terza lavoreremo la maglia alta in questo modo. E abbiamo aumentato un quadratino. Ora lavoreremo 7 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e andremo nel petalo centrale, sopra la maglia doppia, che è questa. Infatti, questa è la maglia bassa, mezza maglia alta, maglia doppia, sulla maglia doppia, e sulla maglia doppia lavoreremo una maglia alta, 3 catenelle, una maglia alta, di nuovo 3 catenelle, una maglia alta, di nuovo 3 catenelle e una maglia alta. Abbiamo così riformato i 3 archetti come nel giro precedente. Giriamo il lavoro con una catenella. E in questi archetti lavoriamo come nel giro precedente, quindi una maglia bassa, una mezza maglia alta, una maglia alta, una maglia doppia, una maglia alta, una mezza maglia alta e una maglia bassa. Di nuovo, una maglia bassa, una mezza maglia alta, una maglia alta, una maglia doppia, una maglia alta, scusate, ho fatto una maglia alta, una mezza maglia alta e una maglia bassa, ancora nell'ultimo archetto, una maglia bassa, una mezza maglia alta, una maglia alta, una maglia doppia, una maglia alta, una mezza maglia alta ed una maglia bassa. Abbiamo fatto così un altro fogliolina. Adesso dobbiamo ritornare indietro. Per tornare indietro, ogni volta che torniamo indietro, lavoreremo dalla fogliolina per arrivare ai quadretti 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, e andremo a fare la prima maglia alta nella quinta catenella sottostante, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Poi faremo 2 catenelle e le maglie alte sulle maglie alte sottostanti, quindi 2 catenelle e una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta fino alla fine del giro.
Torneremo indietro come abbiamo fatto prima, facendo 5 catenelle, e quando arriveremo qui vi farò vedere come continuare. Allora, sono arrivata sopra l'ultima maglia alta, ancora quindi 2 catenelle, e la maglia alta sulle catenelle, sulle 5 catenelle sottostanti, lasciando la prima, la seconda, e quindi nella terza lavoreremo la maglia alta, aumentando in questo modo il quadretto. Siamo ad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Adesso faremo le 7, 3, 4, 5, 6 e 7 catenelle che abbiamo fatto anche la volta scorsa, per andare ad agganciarsi sempre alla maglia alta doppia del petalo centrale. Quindi la maglia alta andrà fatta sulla maglia alta doppia del petalo centrale. In questo modo, una maglia alta. Sempre nella stessa maglia doppia ci lavoreremo questa maglia alta, le 3 catenelle, un'altra maglia alta, e abbiamo fatto il primo archetto. 3 catenelle, un'altra maglia alta, e abbiamo formato il secondo archetto. 3 catenelle e la terza, la quarta maglia alta. In questo modo abbiamo fatto 4 maglie alte divise da 3 catenelle e abbiamo formato i 3 archetti per fare la terza foglia. Giriamo sempre con una catenella e lavoriamo come prima. Una maglia bassa, una mezza maglia alta, una maglia alta, una maglia alta doppia, una maglia alta, una mezza maglia alta e una maglia bassa. Di nuovo nell'altro archetto, una maglia bassa, una mezza maglia, una maglia alta ed una maglia doppia. Ancora una maglia alta, una mezza maglia alta e la maglia bassa. Ancora nell'altro archetto, una maglia bassa, una mezza maglia alta, una maglia alta, una maglia doppia, una maglia alta, una mezza maglia alta e la maglia bassa. Abbiamo fatto così il terzo fiorellino, la terza fogliolina. Faremo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, e faremo la maglia alta nella quinta catenella sottostante, 1, 2, 3, 4 e 5, qui. Poi continueremo come prima, 2 catenelle e una maglia alta sulla maglia sottostante, 2 catenelle e una maglia alta, fino alla fine del giro. Arriviamo alla fine del giro e poi vi farò vedere.